ringrazio gli organi di informazione che evidentemente sono molto più attenti degli addetti. Quindi, che dire? Significa che queste notizie datele direttamente a me, perché ormai ho come l'impressione che ricada tutto sulle mie spalle, ma questo non per chiedere scuse o per accampare scusanti. Chiedo scusa io perché sono il capo dell'amministrazione e comunque poi le responsabilità alla fine sono mie. Ma le scuse non bastano, perché il dolore, se qualcuno ci crede, il dolore è profondo, anche se questa persona non era un cittadino avellinese, ma comunque era un uomo fatto di carne ed ossa, e quindi c'è bisogno di tutta l'attività di solidarietà. Sicuramente è necessario, perché da soli noi, ma non solo nella città di Avellino, un po' dappertutto, da sole l'amministrazione non sono in grado di dare risposte efficienti ed efficaci, quindi c'è bisogno di un raccordo più incisivo e organico con il mondo del volontariato.